questo, anche questo, come tutti gli altri fondamentali. Sale! Sempre in ritardo, sempre. Cominciamo bene, già con ritardo. Vediamo un po' se mi sta il vecchio kimono. Già partiamo male, già in ritardo. Cominciamo già con una punizione, cominciamo la lezione. Comunque ragazzi, questa cosa succedeva anche quando ero piccolo. Ero sempre in ritardo, che andavo in giro con i miei amici. Il maestro mi chiamava, dove sei? Io dovevo tornare, poi mi faceva fare la punizione. Kimono mi va ancora. In questo qui ci ho fatto mille battaglie, in questo qua. Mille gare, mille cose. Cintura. Vediamo se mi ricordo come si mette. 2 3 e ok. Ci sono ancora un sacco di cose che non conoscete di noi. Una di queste è il mio passato riguardo al karate. Questo è un video abbastanza importante perché volevo farvi capire un po' da dove è iniziato tutto. Diciamo che mi rincontrerò col mio vecchio maestro per fare una lezione, ricordarsi un po' dei vecchi tempi. Ciao, sono Simone, forse mi avete già visto in un altro video di Street, in Lavori Duri, dove facciamo vedere la giornata dei traslocatori. Comunque sono un amico di Domenico da quando siamo piccolini. Ci siamo conosciuti qua, un 16, 20 anni fa forse. 20 anni fa, bastardo. 20 anni fa, era tantissimo che non facevo karate, almeno 12 anni, però abbiamo voluto fare una piccola reunion con il nostro maestro Edome, perché comunque ha una bella rubrica sugli sport da combattimento. Mi sembrava fantastico inserire la devozione, la disciplina che ci metti nel fare il karate e che secondo me si è portato dietro anche in quello che oggi è il suo lavoro, la sua passione, la sua palestra. Che dire, Domenico è sempre stato l'antagonista positivo durante gli allenamenti, perché seppure era piccolino non lo scassavo mai, anzi mi facevo sempre male. E lui è cazzo, forte, determinato, sempre voluto raggiungere gli obiettivi, come nella sua disciplina, calisthenics, anche semplicemente l'essere imprenditore di questo progetto fantastico. Quando si mette in testa qualcosa, non glielo togli dalla testa, è molto costante e secondo me, come ho detto prima, potrebbe averlo preso proprio dalle arti marziali, dal karate. Il karate è una disciplina molto difficile da capire, soprattutto adesso con l'avvento dell'MMA, degli sport a combattimento. Però diciamo che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia, mi ha formato parecchio. Quindi la persona che sono ora lo devo anche a questo, lo devo anche al mio passato nelle arti marziali, perché comunque mi ha insegnato molto la disciplina, il rispetto. Ho fatto un sacco di gare e mi ha preparato mentalmente anche alla tensione pre-gara. Partiamo subito col dire che questa moto fa schifo, è la moto del maestro Gira, pure vuota, non c'è neanche la benzina, non c'è sentito il vuoto. E quindi la usiamo come poggia robe perché è indegna. Allora, prima cosa da fare è coprire la borsa, perché sennò adesso con l'acqua la riempio d'acqua. Ma la devi lavare? Con un sacchetto. Sì. Mi guarda male. Sì. Vittoriano Centurione mi fa questa domanda, la devi lavare? Risposta sì, no, cioè non è che... Testa di cazzo è la risposta. Allora ce n'è di tempo oggi. Poi c'è un sacco di tempo libero, perché devi capire che qua noi non facciamo un cazzo.
No, lavoro molto, ho bella vita, la gente si allena, sono fuori. Perché oggi è rest day, ragazzi, oggi è rest day, non faccio un cazzo, quindi pulisco la moto. Questo sacchetto qui, andiamo a coprire la borsa, anche se vorrei buttare la moto di gira in questo sacchetto. In qualche modo sì, castriamo. Adesso lavo un pochino la moto. Dopo chiamo il maestro gira e gli dico, cazzo è successo la moto, cazzo è successo, lo faccio uscire e poi mi risposto tutto. Dietro un ciucche e chissà di tutti gli agozzucchi. Ich, con calma ragazzi. Ni, solo qui deve essere. Go. Ni. Dietro un barai ora che è gli agozzucchi. Ich. Sala! Giù! Chi è? Fermi! Sono morto già! Però non c'è la velocità ma c'è la potenza. Cioè se io mi presento davanti a te e tu mi fai un sotuke Giacozuki, mi butti via, che la potenza ce l'avete. Quindi dovete sempre dosare. È logico che poi la velocità serve, perché deve essere più veloce possibile. Spiego una cosa, anche tu che magari non la fai mai. Quando siete così, guardate. Io vado in apnea 3-4 secondi e poi butto fuori tutto. Inspiro, butto fuori, fermo e poi vado e recupero subito. Questo alle gare, quando c'erano quelle toste, dovevi recuperare subito. Questo video è un video a cui tengo particolarmente perché non volevo tanto parlarvi di che cos'è il karate. Volevo parlarvi di cos'è stato il karate e soprattutto il mio maestro per me. Il maestro Sergio è una di quelle persone che hanno contribuito maggiormente ad essere la persona che sono ora. Ovviamente mi ha cresciuto perché mi ha visto che ero un bambino di 6 anni. Ho fatto praticamente con lui più di 11-12 anni. Ho veramente un sacco di bei ricordi legati a quei momenti. Tante sconfitte, tanti fallimenti, tanti successi. Il maestro Sergio per me è stato proprio il maestro, cioè il sensei, quella persona che tu vedi più forte di te, quella persona che tu vuoi superare, vorresti battere o che speri un giorno di diventare solo la metà di lui, che rispetti al massimo e che prendi sempre un po' come esempio. È uno sport che va al di là della competizione, dello sport stesso, ma è una disciplina che ti insegna tanto e sono quelle cose che poi ti accompagnano poi per tutta la vita. Allora, riempiamo su secchio qua. Pugna. La buttiamo qua, il nostro bello sciampino per lavare chiaramente. Prima di fare questo però ci spruzziamo un pochino di sgrassatore nelle parti grasse. Devo sgrassare un attimo il motore un po', era un pochino qua. State attenti con lo sgrassatore che consuma carrozzeria però, buttatelo troppo come sto facendo io a cazzo proprio. Tutto lasciato. Alessandro gira, cos'hai da dirci sulla moto di qua? Che cancello di merda. Fatti della ribalto, cazzo. Che panzullo, che panzullo. Che merda. Che maestro. Ha sputato? Ha sputato sulla moto? Veramente? Cazzo di merda. So quando torna porco di ti insaporo tutta? Sì, ti insaporo tutta. Guarda qua come sfrego. Non so se posso metterlo. Questo mette in una censura grossa così. Questa è la moto in giro. Gliela vendiamo, gliela vendiamo. Questo giro sta incazzando di brutto. Niente, si è preso bene anche il cameraman qua.
Gliela sto rovinando stavolta. Beh, secondo me così è più bella però, eh. Aspetto cesso del bagno, insomma. Cosa cazzo vuol dire sta roba? Dai, è una pulita! Ho bisogno di avere la tua moto dell'amica e mi lasci stare la mia. Ti raccoglie sta schifo, eh. Ciao, sono Sergio Lacedonia, sono maestro di karate dal 1970, sono maestro settimo dan. Domenico è stato uno dei miei piccoli allievi quando aveva 6 anni e l'ho tirato su fino a cintura nera primo dan. Poi dopo ha fatto altre cose, un po' il lavoro. Allora, dopo tanti anni ho incontrato Domenico e mi ha proposto di fare questo video con molto piacere con Simone e Domenico. Oggi abbiamo fatto un allenamento per cintura nera perché abbiamo fatto il Kion, Kata, un comité schermato, che vuol dire di allenamento, cioè parare tutto ciò che arriva. Noi sul territorio di Rozzano abbiamo 3 palestre, questa di Valle Ambrosia, via Milano Cassino e a Ponte Sesto via Tasso. Siamo veramente competitivi sul territorio nel karate. Wow, cioè, quando mi concentravo non guardavo lo YouTube, lo ricordavo, quando lo guardavo sbagliavo. Il maestro sta mettendo i paratibi qua, ma ci massacra un po'. Non so se si vede, mi sono fatto malissimo, ho perso un po' il condizionamento. Comunque prima provavi, adesso lo perdi dopo un po'. Perché vi temete, non vi dovete temere, dovete state praticamente giocando. Via! Via me! Perché se aumentate la forza, non ce la fate più col fiato. Quando io vi dico aumentate, non la potenza ma la velocità. Pronto? Saluto. Piano. Come sempre. Minchia. Guarda qua. Fai vedere, oh. Questa qui prima era all'ordine del giorno, Lo facevamo sempre. Questo è tempo che non metti in non essere più capaci. Tantissimo. No, infatti. Non messo perché ho detto non si sa mai. Cioè, cazzo, è incredibile. Cioè, prima non sentivamo niente quando lo facevamo. Sono passati 10 anni. Ho perso proprio il condizionamento. Abbiamo perso completamente il controllo. E poi, voi avete sempre la potenza. Più che altro una cosa che magari già volevo anche dire in telecamera così. È che effettivamente cioè, il karate non si impara in un giorno. No. Cioè, proprio. Devi iniziare da bambino. Da bambino. Da. Questo qui è mio fratello, va. Cos'è mio fratello? Questo. E tu sei qui? Sì, sì. Bello cicciottino. Però c'avevo la medaglia, guarda. Qua c'avevo la medaglia al collo. Anche qua, guarda. Pure qua c'avevo la medaglia. Adesso dovremmo beccare, Ci dovrebbe essere anche Claudio, lo sai? Cosa? Comunque io per integrare My Protein post workout, vedi anche lui My Protein, ragazzi, mi raccomando. Questa qui era una foto storica. Tu è Davide? Sì. Davide sì. Girlanda Pagani. Pagani Peppo. Mamma mia. Guarda qua le cinture. Questa è quando eravamo bambini. Il primo colore, la prima qualificazione, quella che più ho aspettato, la marrone, non so perché, anziché essere questa. Questo ero io. Quindi qua è bello cicciottello. Ma quanta gente poi c'era in palestra, c'era un sacco di gente c'era. Ah,
sta porcheria! Aspetta che metto lo scarico della GP Racing! Oh, poi tra quella lì piange quella moto là! Appena metto lo scarico della GP Racing! Dio, ti faccio vedere una cosa! Colpi di killer e la tua moto si mette a piangere! Senti proprio che fa... Zio, ti faccio vedere una... Aspetta che lo cambi e vedi! Zio, ti faccio vedere una roba! Vai, vediamo! Quella moto, questi occhiali... Moto un parolone! E si bang, va, e si va al circo, ragazzi! Quella moto, questi occhiali, si va al circo! Basta! Andiamo in giro adesso.